se qualcuno ha domande, altrimenti un paio io ce le avrei. Domanda ad Antonella. E questo testo di Eliot, ma è una cosa un po' unica o ci sono altri testi di questo genere nell'Inghilterra, cioè manuali del governatore, del precettore? Perché non... Dunque, qui ora siamo passati, no? Un po' per ricucire il tutto, dal Becchi di cui abbiamo testimonianze attraverso questi carmi, no? Queste lettere, cioè quindi queste fonti un pochino indirette, no? Poi siamo arrivati alla corte sforzesca, dove anche lì c'è una pratica che si evince dai ruoli delle corti, cioè quindi dalla funzione, dagli stipendi, ecco, quindi di nuovo un altro tipo di fonte. Poi però siamo arrivati all'Inghilterra Tudor con questo manuale che vuole recuperare la cultura classica, colmare questi vuoti, eccetera. E poi con la relazione di Simona Negruzzo, con un po' una cavalcata, siamo arrivati nell'Italia della Controriforma, siamo alla fine degli anni Ottanta, del Cinquecento, e diciamo che questo ruolo anche di questo precettore, di questo Roccio, è diciamo così, è un ruolo che diciamo è già un pochino accreditato, perché è la figura del religioso, insomma, che in certe famiglie già ormai comincia a diffondersi. Ecco, però mi chiedevo come possiamo noi allora ora legare questi due secoli, no? Con quali sono gli anelli mancanti? Intanto forse un po' di questa trattatistica specifica per il precettore, mentre il ricordo che il maestro ha del suo allievo può trasparire, abbiamo visto da quali fonti, dai Carmina anche a queste ultime cose che abbiamo sentito. E quindi niente, una domanda che rivolgo un po' a tutti, non so chi vuole rispondere. Verità, continuiamo sì, con le domande, sì, poi, non so. Sì, sì, devi chiedere qualcosa. Come preferite. Cioè. Ma sì, nel senso che io partecipando a questo convegno mi sono domandata quando è che si va definendo in qualche modo la figura del precettore nell'Europa moderna e quando questa figura cambia di senso e di significato. Il Buisson ad esempio nel 1888 dice che sono Rousseau e la rivoluzione francese che distruggono la figura del precettore, ma insomma, e mi sono anche domandata la figura del precettore e la figura del governatore sono due figure assolutamente importanti che si associano a un altro termine interessante che è quello di institutor, che è un altro termine, l'istitutore, su cui appunto varrebbe la pena di riflettere. Dove e come si trova traccia? Quindi io sono d'accordissimo, ribadisco la domanda di Maria Pia, dove e come si trova traccia di queste figure, quali sono le fonti, diciamo così, che ce ne parlano. Mi pare che oggi le relazioni tutte interessantissime, dense, che hanno fatto riferimento a documenti inediti, a fonti archivistiche o a testi poco studiati, ci abbiano mostrato che si parla, che varie tipologie di testi, tra virgolette, ci parlano di queste due figure, quindi dai testi appunto il manuale del precettore, il libro che si chiama che è dedicato appunto al governor, alle lettere che sono delle fonti completamente diverse, che come ci ha mostrato Federico Piseri e molti altri che ne hanno parlato ci consentono di evincere informazioni sui compiti, sulle funzioni, eccetera. E poi ci sono i testi scritti ad hoc per la formazione dei pupilli, tra cui le Institutiones Principum, che sono appunto testi in cui si dice come deve essere il buon precettore e il buon governatore di un principe. Poi ci sono i testi dei medici,
tra cui l'ordine da osservare nella vita del conte Galeazzo, che è appunto un testo costruito proprio negli anni in cui di cui ha parlato Federico Piseri, dove Franchino Caimi e altri discutono dell'ordine che deve essere osservato nella vita e lasciano poi al medico l'ultima parola. Quindi c'è una serie variegata di testi che mi sembra siano tutti stati ricordati dai relatori e su cui anch'io, come Maria Pia, sono interessata a riflettere. Allora, direi che per l'Inghilterra, per quello che posso ricordare, insomma, dalle analisi fatte anche su altre figure della corte, sempre Tudor, ma anche su Giacomo I, sono molto interessanti i resoconti, che sono quasi sempre in forma epistolare, fatti appunto, come del resto penso per i Gonzaga, per gli Sforza, alle madri, ai padri, che cosa sto facendo. Dicevo, l'altro testo molto interessante, no, sul quale volevo soffermarmi, poi ho scelto Eliot, vabbè, perché avevo insomma il testo, è The Schoolmaster, che non è che cosa deve fare il precettore, ma che cosa fa realmente, perché Roger Ascham, il precettore di Elisabetta, dice esattamente che cosa fa quasi quotidianamente con la sua pupilla e come, per esempio, gestisce il maestro di francese, lo assume, lo licenzia, supervisiona le letture che Elisabetta deve fare. Quindi anche questa sorta, non mi piace il termine perché è troppo politico, la cabina di regia, cioè sul fatto che Elisabetta avesse tutto un team, ma del resto anche il fratello Edoardo, cioè un team che è insomma supervisionato da questa figura che ha però dei poteri forti, cioè se posso assumere, licenziare un maestro, insomma, posso vedere le sue credenziali, dove ha studiato, quindi c'è tutto direi soprattutto le lettere sarebbero molto interessanti, le stesse lettere per esempio anche alla corte Stuart con Giacomo VI, che poi diventa Giacomo I d'Inghilterra, le lettere del suo precettore, che era il primo, quello più importante, che era un monarcomaco, quindi George Buchanan, che era messo, diciamo, vicino a Giacomo perché diventasse proprio un staunchly puritan, cioè proprio un vero puritano, un calvinista fin nel midollo, no? Si diceva. Quindi anche chi ha vicino il precettore, e come è stato selezionato, il precettore di Giacomo è selezionato, è scelto per questo compito dal consesso della Kirk scozzese, no? Cioè dai presbiteriani, dai presbiteri della Chiesa, dice no, noi dobbiamo mettere accanto a lui uno che lo faccia diventare esattamente l'opposto della madre, no? Quindi capire anche le dinamiche, no? Poi insomma sì, dicevo, è andata male, nel senso che Giacomo Primo si sognava ancora le percosse, no? Da adulto si sognava quanto il suo precettore l'aveva picchiato, no? E quindi sì, io penso che sarebbe un buon percorso quello di andare a vedere proprio attraverso tutti i carteggi, le corrispondenze ufficiali e non, le metafore, no? La grammatica vista come un campo di battaglia, per cui oggi ho cominciato con l'assalto agli aggettivi, domani partirò con i verbi, cioè come quasi forse un campo, no? Una scacchiera metaforicamente parlando, no? Quindi penso che di spazio ce ne sia ancora, anche fonti non forse esplorate, ma da un altro punto di vista, no? Non per quanto riguarda questa nostra lente di ingrandimento sui precettori, e anche dicevo all'inizio della mia relazione, quanto la terminologia, penso che vada indagata meglio anche la terminologia, perché mi sono ritrovata a vedere domani l'intervento di Monica, anche lei parla di governor e il governor, cioè c'è anche un'oscillazione semantica forse, no? nella terminologia, e allora forse dobbiamo precisare meglio che cosa significa, se è effettivamente una figura in pianta stabile, pagata con un salario, oppure forse ogni tanto è anche una figura estemporanea, no? Abbiamo l'umanista e allora usiamolo come precettore, però lo paghiamo perché fa l'umanista, no? E non come precettore. Cioè, bisogna un po' capire bene anche
i ruoli definiti, oppure appunto ruoli che fanno sì che questa persona si occupi dell'educazione ma faccia poi in realtà altro nella vita. Molti dei precettori di casa Tudor poi vanno a fare gli Oxford Men, cioè i Cambridge Men, cioè diventano professori nelle due università, o viceversa, o sono professori universitari e per un certo periodo fanno magari i maestri di greco a corte, poi tornano a fare i docenti universitari. Quindi c'è una circolazione di figure che magari sarebbe più interessante, insomma, approfondire dal punto di vista proprio anche del rapporto col potere, no? Penso appunto a questo potere così forte, no, del precettore di Giacomo, mentre Roger Ascham con Elisabetta non si sarebbe mai permesso, insomma, di picchiarla, guai, insomma, fare una cosa. Quindi c'è anche questo aspetto un po' particolare, cioè fin dove mi posso spingere come precettore, no? Fin dove posso arrivare con rispetto delle regole, della disciplina, oppure sono, come diceva giustamente Federico chiudendo, oppure sono un servo e quindi siccome mi danno un salario io non posso osare di fare, cioè arrivo fino a un certo punto però poi mi devo fermare perché dopodiché mi licenziano se oso troppo, no? Quindi cioè di interrogativi ce ne sono molti, insomma, anche le fonti se uno vanno un po' rilette con un occhio particolare. Ho notato che il professor Diaz ha una domanda da fare, comunque un intervento. Mi scuso, non parlare bene l'italiano. Io parlo in spagnolo. Io credo che un incontro, un convegno come este, di carattere internazionale, obbligato a establecer nexos comparativos. Porque hay elementos de unidad y otros de diversidad. Esto es lo que nos hace, afortunadamente, pues más ricos, más plurales y mucho más abiertos a la diversidad. Y claro, el tema no es de ahora, sino que justamente se manifiesta también en un asunto como el que nos ocupa en este convenio. Me voy a referir ahora, mañana hablaremos de otra forma, pero me voy a referir al tema de las fuentes, que es el que se ha planteado hace un momento, que me parece muy interesante. Claro, las fuentes, su ubicación y su disponibilidad siempre están en función de su procedencia. ¿Quién ha generado la documentación? ¿Quién ha generado la información? Ha sido el Estado, ha sido la Inquisición, ha sido la Iglesia, ha sido el intercambio epistolar de familias nobles o de preceptores con sus educandos. Claro, en función de esa procedencia, lógicamente tenemos que buscar su ubicación aproximada en la actualidad. De ahí que, al menos yo hablo desde la lectura del modelo de España en tres siglos muy importantes para la historia de España, una época imperial, de una gran fortaleza del Estado, del Imperio, que en nuestro caso genera un excelente archivo histórico como es el de Simancas, que es el archivo general de toda la administración del Imperio, que parece inagotable, ¿eh? Pero no solo es el de Simancas, sino que el proyecto de gobierno en España y de formación de preceptores se traslada también a todo el universo, no al universo, a todo el mundo, a toda la Tierra, léase fundamentalmente América, pero también Asia, con lo cual hay otro archivo impresionante que es el Archivo General de Indias en Sevilla, que contiene numerosas informaciones relacionadas con este tema. Habría que añadir el archivo nacional, archivo histórico general de España, que contiene cantidad de fondos de familias nobiliarias. Habría que añadir, hay que añadir, los fondos impresionantes, por ejemplo, de la Casa de Alba, una de las familias nobles, la más importante de todas, o el archivo de la Casa de Béjar, que yo he trabajado un poco más en particular, o el de la Casa de Osuna, es decir, estoy poniendo algunos ejemplos de las casas nobiliarias más importantes donde se contienen
elementos epistolares, informaciones sobre la infancia y la juventud de cada uno de los miembros de la familia. Habría que añadir los archivos de carácter jurídico de la Inquisición y de carácter financiero, los llamados archivos de chancillería, es decir, la diversidad de elementos y de fuentes nos obliga a proyectarnos en distintas referencias, porque las procedencias de la documentación y de los problemas, porque la documentación lo único que hacen es reflejar los problemas, las circunstancias, en este caso de la educación, fundamentalmente de los nobles, ¿no? Creo que esta es la riqueza de la diversidad, saber que podemos coincidir en algunas fuentes, pero diversificarnos en otras. Y esto es lo que nos anima a trabajar juntos para reflexionar en torno a las razones, los porqués, porque tienen todos una explicación social, política, diferente según las circunstancias. Pueden tenerlo al menos. Grazie. No, indubbiamente, se mi posso permettere un commento, la provenienza, il contesto dei documenti è fondamentale, come ha sottolineato il professor Diaz. Però io credo che almeno nel 400 italiano, per l'esperienza che ho io, non bisogna mai sottovalutare il ruolo di subordine che questi precettori avevano. Cioè, noi pensiamo a un poliziano, una figura grandissima, ma quando lui si firma sempre famulus è perché doveva davvero farlo. Sì. E per quanto riguarda altre categorie, come ad esempio quella dei musicisti, si diceva fin dall'inizio, no, il ruolo del precettore come un servitore, in realtà un domestico. Beh, questo è vero fino a Mozart, voglio dire, Haydn mangiava in cucina con i servi in casa del conte Esterházy, il primo musicista con cui, diciamo, se non un popolo, almeno un gran numero di persone si identifica come modello, è Beethoven, quindi arriviamo alla fine degli anni 20 dell'Ottocento. Ora, queste cose ovviamente sono note, però quando poi magari uno studia poliziano, Marsilio Ficino, immagina che queste persone avessero un rapporto paritario con chi gli dava il lavoro, spesso la casa e così via. In realtà no, erano fortemente subordinati, e bastava che una Clarice Orsini, non dico appunto Maria Antonietta oppure Regina, ma Clarice Orsini, avesse dei sospetti sulla scarsa ortodossia dal punto di vista religioso dell'insegnamento che il massimo filologo del 400, venerato ancora da Erasmo da Rotterdam, impartisse al figlio Piero, e veniva allontanato, e fu allontanato, e se ne stette quasi un anno a Mantova a fare dell'altro. È interessante che, infatti, come dice Nicoletta Marcelli, nel 1481, se la datazione è corretta, una volta tornato poliziano avesse scritto quella sorta di manualetto, perché era forse anche un modo per fare penitenza, no? Avendo trascorso un anno a Mantova, quando poi scrisse appunto l'Orfeo, per rimettersi un pochino in carreggiata. Quindi erano persone effettivamente sottoposte ai dettami, insomma, di chi li assumeva. Questo non valeva solo per gli artisti, come appunto Verrocchio e così via, ma anche appunto per gli umanisti. Io comunque non voglio togliere spazio ad altre domande, semplicemente quando appunto si parla di contesto, no, di lessico, eccetera, questa è una cosa appunto che ricordava anche Mario Martelli nelle sue lezioni, visto che si è parlato prima di un maestro nel senso più alto del termine, e beh appunto lui faceva notare queste cose a lezione a fine anni 80, che appunto queste firme, tutti questi famulus, humillimus servus, famuli plurale, è perché effettivamente erano così e non potevano non percepirsi in quel modo. Ad ogni modo, appunto, ripeto, non voglio togliere spazio a nessuno, sono già le 7:15, no, non so se ci sono altre domande, domani, commenti. Siamo tutti tanto stanchi. Poi andiamo a cena, per cui si potrà continuare. Niccolò, aspetta. Non vorrei nemmeno bruciarmi la relazione di domattina, ma no, da settecentista forse Patrizia è d'accordo per quanto riguarda le fonti, importantissime sono ovviamente l'elemento epistolare, è una fonte eccezionale, soprattutto quando poi c'è la diffusione di questa figura nelle famiglie aristocratiche, e chiaramente non possiamo non ricorrere, insomma, anche perché poi vengono fuori dei dati
che attengono proprio alla pratica didattica, al quotidiano, che sono interessantissimi e che molto spesso non vengono fuori dalla trattatistica, anche perché poi il trattato, nel momento in cui entra la mediazione letteraria, c'è un cambiamento, insomma, di registro. Invece le lettere, appunto, è le lettere ai familiari, le lettere ai discepoli, una volta che questi poi hanno preso il volo, insomma, ci danno una dimensione quotidiana che... Sì, esattamente. Certo, certamente. Sì. Certamente, ma per esempio una declinazione del genere epistolare, per esempio le lettere che i precettori si inviano tra di loro, si confrontano, questa è un'altra declinazione, insomma. E poi ci sono delle fonti indirette, perché abbiamo parlato appunto di fonti più dirette e di fonti mediate, no? Che sono interessantissime. Per esempio, i rogiti notarili, per quanto riguarda soprattutto le biblioteche che questi precettori lasciano in eredità, e queste sono fonti eccezionali, perché è vero che la biblioteca non è una radiografia fedele del corso di studi impartito, però comunque è una radiografia, è già un punto di partenza. Per cui, lo diceva lo stesso Roche, insomma, domani ci ritorno nella mia relazione, dell'importanza anche di queste fonti per ricostruire degli itinerari che ci danno grosso modo, diciamo così, una piantina, insomma, una bussola delle pratiche educative e pedagogiche. Ultima cosa, anche sapere, sarebbe carino investigare sì, gli itinerari proprio, perché spesso costituiscono appunto un'elite questi precettori che si sposta a livello europeo, e magari li troviamo in case, soprattutto nel caso dei nobili direi, no? Un precettore che magari era in Italia poteva andare a diventare un maestro di latino, che ne so, in Polonia, tanto era una lingua, no? L'impero del segno, no? Come dice François Vaquet, che poi in fondo c'è anche un'idea, no? Di spostarsi, di muoversi, di essere assunti da una rete, no? Di famiglie nobiliari che sono forse sovranazionali. Allora anche questo potrebbe essere una mappatura, no? di personaggi che magari non sta ferma in un certo luogo, ma grazie a conoscenze, no? Delle famiglie nobiliari poi si può spostare e andare a lavorare in posti differenti. No? Quella è una cosa, è un elemento da approfondire. Io già mi ero posta questa domanda quando feci quella ricerca appunto sull'educazione alla corte medicea, quanto c'è di professionalità in questi vari AI, maestri, sottomaestri, precettori, governatori, che dir si voglia, cioè sono assunti per stare lì e finiscono lì la loro carriera, o qualcuno viene esportato? Io ho i miei dubbi, non credo che sia tanto facile scoprire questo, perché mentre si esportano molto i musicisti, si esportano molto gli artisti, da Firenze verso Düsseldorf, verso tutte le varie Innsbruck, le corti dove le donne medici si erano sposate, però, e non solo, e quindi questo avviene, cioè questo scambio a livello artistico c'è, cioè, i comici dell'arte sono quelli che itinerano nelle corti e si spostano veramente, ma i precettori, gli AI, non credo, qui bisognerebbe fare uno studio, forse quei nomi che sono poi diventati famosi per altre vie, come si citavano prima, ma quando si spostano non sono più precettori, penso a Bale, o penso se ne può citare altri, quindi ormai è un altro status quello raggiunto. Quindi secondo me, invece avevo trovato un unico esempio nella Francia del primo Cinquecento per quanto riguarda stimate governatrici di principesse, con Suzanne de Bourbon, Suzanne de Bourbon, eccetera, e allora lì questa fama di questa fa sì che questa governa, non so neanche come chiamarla, venga richiamata in altre
presso altre famiglie, presso altre, come educatrice itinerante, istitutrice, non so, forse avremo l'istitutrice, però sono esempi, credo, molto rari per quanto riguardano le corti italiane, forse dovremmo studiarli meglio, forse la corte dei Savoia, io penso che lì anche nel 600-700 ci possa essere una circolazione, soprattutto tra Francia e Piemonte, però come si diceva con Monica, forse questo aspetto va un po' approfondito, no? Perché si è presi alla corte, spesso non pagati neanche tanto bene, bisogna vedere poi quanto lì si diventa talmente famosi come istitutori per essere chiamati da altre parti. Questo le fonti non ce lo consentono ancora, secondo me. Comunque bisogna fare altre ricerche. Ora forse possiamo anche salutarci, darci un appuntamento per la cena. O forse c'era Simona che vuole dire qualcosa? Cioè concordo benissimo. Sì. Volevo solo, io purtroppo, ecco, mi scuso, domani non potrò essere presente, ma volevo solo lanciare una sollecitazione, perché alle volte questi incontri, più che chiudere degli argomenti, ne aprono altri. E lo spunto è proprio sulla base di quello che voi dicevate, un confronto semantico di questo termine. Ma allora, noi possiamo davvero equiparare la stessa figura alla corte degli Sforza con Parini? Cioè, che è il sì, almeno insomma, nell'immaginario di noi liceali era il precettore per antonomasia, insomma. Ecco, quindi, cioè, che significato ha? Cioè, che slittamento c'è? Quali sono le valenze? Che cosa li unisce? Un one to one? Cioè una lezione a tu per tu? Oppure, cioè, anche questo, io lo pongo, lancio il sasso nello stagno, perché davvero cioè, le figure sono le più diverse. Cioè, abbiamo davvero... Il nostro precettore sforzesco, e poi avremo invece nel Settecento l'immagine che ci ha regalato Maria Pia qui per il nostro convegno. Cioè, che rapporto c'è, ecco, fra questo, fra Poliziano e l'abate, perché insomma lì saranno abati, o colui che accompagna il giovane nobile nel Grand Tour, ecco, quali sono, c'è qualcosa che li unisce, c'è uno slittamento semantico, quali sono i fili invece che rimangono annodati, o quali si spezzano? C'è anche questo, perché oltre alla interdisciplinarietà dei presenti, anche l'arco temporale è davvero molto ampio, temporale e geografico, quindi, perché davvero l'Europa occidentale è in toto. Vabbè. A rafforzare questa cosa, nella stessa corte sforzesca, come in generale nelle corti rinascimentali, il maestro che si chiama Famulus è qualcosa di diverso dal maestro che si sigla semplicemente servitor. Tutti sono servitores del duca, tutti i sudditi sono servitores. Servulus et Famulus vuol dire già qualcosa di più. Cioè, la familiarità è una cosa diversa, per cui il precettore che è Famulus vive in uno status completamente diverso da quello che non lo è. Sono la stessa cosa? No, Martorello è Famulus e diventerà segretario di Ippolita, regina di Napoli. Mattia da Trevi muore chiedendo lo stipendio, per favore. Ecco. Se posso aggiungere una riflessione, penso anch'io che questo convegno non chiuda, ma anzi noi tutti qua ci auguriamo che apra a altre, diciamo, occasioni di incontro e che ci aiuti a approfondire alcune tematiche, a sviluppare alcuni degli interrogativi. Dal punto di vista metodologico, credo che gli studi di caso che oggi ci sono stati presentati siano stati molto utili, perché appunto lo studio di caso aiuta ad andare a fondo, in profondità, su una questione e a chiarire molto bene all'interno di quel contesto che accezione quel determinato termine e dunque che senso ha
quel determinato incarico. Quindi da questo punto di vista mi sono molto piaciuti gli interventi di oggi e il mio interesse però per la storia della professione, delle professioni, per il divenire, diciamo, nel tempo delle professioni, mi porta a domandarmi: questa è una professione? È una semiprofessione? È un incarico? È un incarico? Come veniva formalizzato nei diversi luoghi e contesti? Quindi anche questo ci aiuta, diciamo, a discutere. Per gli ecclesiastici è uno dei famosi ruoli e il problema è come, e qui c'è il professor Rosa, come si fa a convergere, no, un ruolo professionale con un ministero ordinato. Mario si prepara, deve studiare. Io mi sono appuntata alla tua domanda, però. Grazie. Benissimo, è perché appunto. Invece Roche dice che il precettore, quello era un saggio dell'88, è mezzo domestico, mezzo intellettuale. È un'occasione per mobilizzare, dice lui, le sue conoscenze, le sue capacità, senza avere però una formazione pedagogica. Cioè il precettore che entra nella maison aristocratique di chiunque sia, non ha una, è mobilisé, lui usa questa espressione, come si traduce? Mobilitare. No? Mobilitare, mettere, disinnescare le sue. E cosa vuol dire avere una formazione pedagogica? Cioè non è uno che... Non c'era un percorso. Non c'aveva una vocazione, via, diciamo così. Forse non aveva una vocazione, però è un mezzo per adattarsi anche. Ecco, una cosa interessante che dice Roche, ora ti passo, è che il precettore, ma nelle famiglie francesi del Settecento, è che il precettore deve coltivare nel suo pupillo l'attaccamento al lignaggio, alla famiglia, la trasmissione della maison, della casa. Ma è vero che è tardi, ma insomma la discussione comincia a essere un po' più calda, quindi è difficile non entrare dentro. Pensavo a una cosa, abbiamo sentito varie parole, ma senz'altro ci sono dei ruoli diversi o delle pratiche diverse, quindi l'idea del precettore mi sembra una capacità globale di condurre una persona dall'infanzia a, diciamo, un'età un po' più avanzata, quindi prendendo tutta la personalità in carico. Invece nello stesso momento vediamo delle professioni specializzate che spesso fanno del one-to-one, come hai detto, che non sono maestri con una classe o un gruppo e che vendono il servizio in modo personale, sono maestri di lingua, ad esempio in Francia sul lungo dell'itinerario del Grand Tour sono nella Val della Loire, ad esempio, ci sono dei maestri francesi che non sono anche conosciuti perché hanno pubblicato anche grammatiche, dizionari, sono conosciuti per essere specialisti, ad esempio, dell'insegnamento del francese ai tedeschi o agli inglesi, e quindi sono dei maestri, non sono dei precettori, sono dei maestri, ma insomma fanno lezioni individuali. Poi altra cosa è quello che l'abbiamo già un po' accennato a un certo momento, quando il Grand Tour diventa una pratica molto ampia e generale, a questo punto penso al trattato di John Gaillard, ad esempio 1670 e qualcosa, dove ci sono due volumi, uno per il precettore a casa e uno per il governatore quando il giovane si sposta, e a questo punto la figura è del tutto diversa perché è in qualche modo un sostituto del padre, quindi ha la responsabilità come il padre, ma lui deve avere competenze diverse, non più il latino o le matematiche, ma una competenza di lingue straniere, di conoscenze del territorio, di collegamenti anche politici per essere in grado di portarlo a corto o di conoscere anche le varie etichette per comportarsi bene quando si va a visitare un personaggio importante. Quindi sono già due personaggi diversi,
Quindi abbiamo secondo, insomma, non soltanto diciamo cronologicamente cioè lo sviluppo di una professione, ma anche tipologicamente delle competenze, delle figure molto diverse. Sì, prego. Grazie. Una battuta. Nel 1679 un potente nobile milanese, il conte Ercole Visconti di Saliceto, scrive a un celebre letterato e diplomatico toscano, il conte Lorenzo Magalotti, e chiede che gli suggerisca il nominativo di un precettore che potesse accompagnare il figlio, il conte Pietro Francesco Visconti, fino a Firenze e a Siena per imparare le lingue e poi attraverso l'Europa, quindi un grand tour. Magalotti risponde dopo un po' di tempo, scusandosi per questa necessità di riflessione, e suggerisce la bellezza di quattro diversi soggetti in grado di rivestire la qualifica di precettore. Un anziano soldato spagnolo che vive in Fiandra, un ecclesiastico lucchese, un gentiluomo del Granducato di Toscana e un segretario del principe Trivulzio a Milano. Quindi abbiamo uno spettro delle possibili figure di accompagnatore di Aio attraverso l'Europa per un giovane nobile dell'età barocca italiana. Ecco, questo come invito al... esatto, grazie. Va bene, grazie a tutti e grazie a domani, grazie a Andrea Freccioni e agli altri di cui ora non ricordo i nomi, non so i nomi, che ci hanno seguito con la registrazione, con le riprese, con tutto. Sono stati molto pazienti, grazie.